Buon pomeriggio e bentornati con questa nuova edizione di TR24 Sport. Presentato nel pomeriggio di ieri il nuovo playmaker della Fortitudo Bologna, Demetri McKamey. Idee molto chiare, parole importanti per il 29enne reduce da un biennio in D-League agli Austin Spurs. Pochi giri di parole, proclami importanti e voglia di iniziare a giocare. Presentazione all'insegna dell'ottimismo e della positività per Demetri McKamey, introdotto nell'accogliente sede del co-sponsor Lavoro Più dal presidente della Fortitudo Cristian Pavani, dal GM Marco Cararetto, oltre che dal padrone di casa Matteo Naldi, direttore marketing di Lavoro Più. Impressioni molto positive per il 29enne nativo dell'Illinois, sia sul gruppo sia sulla nuova quotidianità di vita che sta affrontando. Tutto assolutamente perfetto, la palestra, il palazzetto in cui ci si allena, l'appartamento, i compagni di squadra, prime impressioni del tutto positive. Parole subito importanti anche per coach Bonicioli, che ha scommesso sulle qualità di McKamey senza alcuna esitazione. A lui piace che i giocatori giochino e la cosa bella è che lui ci domanda anche le cose, non ci vuole soltanto imporre le sue valutazioni, è un coach che parla, è molto simile a quello che avevo nel college di Illinois, quindi sono molto contento anche in tal senso. È impaziente McKamey e non vede l'ora che arrivi il momento della prima palla due ufficiale di un campionato del quale è già stato messo al corrente delle insidie che si presenteranno. Dovremmo ragionare una partita alla volta, so perfettamente che il campionato italiano è molto duro, molto complicato, che si deciderà soltanto alla fine, ma lavorando giorno per giorno e come detto duramente in palestra potremo ottenere i risultati. È tempo di nuovi arrivi anche in casa pallacanestro Forlì. Da Agrigento è approdato in biancorosso Quirino De Laurentiis. Oggi alle 17.30 nell'amichevole con i Tigers dovrebbe essere preservato a causa di un fastidio alla schiena. Centro e alla grande, questi i ruoli del neo arrivato all'Uniauro Forlì Quirino De Laurentiis. Dagli esordi a Chieti è passato a Castelfiorentino in B2 per poi aprire un ciclo di 5 anni alla Fortitudo Agrigento, dove dalla B1 è passato alla 2. Ora la nuova avventura in Romagna agli ordini di coach Valli, dove il cestista ha promesso cuore, grinta, solidità ed intelligenza tattica. Ho bisogno di cambiare, di trovare nuovi stimoli, di mettermi in gioco da un'altra parte, e ho scelto Forlì perché mi sembra il posto giusto per farlo, e con un ottimo allenatore, un ottimo staff, me ne hanno parlato benissimo tutti, e prima di crescere, diciamo, personalmente vorrei che facessimo un gran campionato. Non dico tra le prime di serie, però comunque un buon campionato rispetto agli anni scorsi. E questo penso con la squadra che hanno strutturato sia possibile. Bisogna solo lavorare tanto, personalmente, ma anche di squadra, e soprattutto di squadra. E penso che prima troviamo una chimica che ci lega veramente tutti e prima possiamo fare bene. Rimaniamo sempre nel basket, sarà David Bell il leader in campo dell'Andrea Costa, versione 2017-2018. Il play guardia nativo di Oakland ha incontrato i suoi nuovi tifosi, rivelando i motivi che l'hanno spinto ad accettare l'offerta imolese. La scelta degli americani è da sempre la stella polare di ogni campagna acquisti che si rispetti per le squadre in A2. Imola è convinta di aver trovato quelli giusti, partendo da Jeremiah Wilson, fino ad arrivare a David Bell, leader in pectore del nuovo roster bianco-rosso. Siamo riusciti a centrare quello che era un obiettivo importante per noi, che era quello di cercare un leader emotivo e un leader tecnico. Siamo riusciti a trovare un David, che è un giocatore che non ha bisogno di tante prestazioni dal punto di vista tecnico, anche perché avete avuto la fortuna con me di vederlo all'Opera in Italia. Ho avuto il piacere di parlare con lui tante volte prima che arrivasse, e anche in questi giorni, e sono convinto che oltre che il leader tecnico sia uno dei leader emotivi anche di questa squadra. Dal canto suo, Bell coltiva l'ambizione di rivelarsi il faro del gioco promosso dal suo nuovo coach. Ho scelto Imola perché mi è sembrata la migliore opportunità per me e la mia famiglia. Mi aspetto di vedere un Andrea Costa protagonista nel prossimo campionato. Ho ottime sensazioni al riguardo.
Passiamo ora sul nostro portale tr24.it, sempre in Casimolese, è stato ufficializzato anche Fabio Bastoni, il classe 1988, nato a Bologna ed ha maturato diverse esperienze in carriera con le maglie della Robur Osimo, Basket Rovereto, Rassi Ravenna, trascorrendo le ultime annate a San Severo Pozzuoli e al CUS Ionico. Questa avventura rappresenta per me una grande opportunità, ha confidato l'atleta. Mi posso rimettere in forma in breve tempo e dimostrare che posso giocare in questa categoria e posso dare una mano alla squadra. Il play è già a disposizione di coach Cavina e prenderà parte oggi alla seconda amichevole stagionale in casa della Grissinbon Pallacanestro Reggiana. Passiamo ora all'Ippica, le contese nelle notti di agosto all'ippodromo di Cesena si sono chiuse con la vittoria del premio Teleromagna da parte di Ruzzada SMS condotta dal driver D'Ambruoso. Vediamo com'è andata. Serata di Tris con quartè e quintè all'ippodromo del Savio, con 14 anziani di lungo corso ad impreziosire il ricco programma serale e a dare vita a un handicap sulla distanza maratona dei 2400 metri, vinto dopo una perfetta condotta tattica da parte del suo ispirato interprete Gianvito D'Ambroso dalla favorita Ruggiada SMS, allieva di Battista Congiu, che con un notevole 1.15.8 ha tenuto a distanza gli agguerriti avversari cappeggiati da Sirio Dinò e Nicoz, rispettivamente secondo e terzo nei confronti dell'estrema outsider Sbirra Trio e della iniziale leader Naxos, risultato che ha generato quote di tutto rispetto per Trio e Quartè, 388 e 3.178 euro, mentre la Quintè non ha avuto nessun vincitore con il relativo montepremi rinviato alla prossima Tris. Nel complesso la 27esima è stata una bella serata, iniziata nel segno di Tarek guidato da Enrico Somma e proseguita con la vittoria di Lorenzo Baldi con Varze dei Verdi, con il successo di Undisclosed al secondo successo in una settimana guidata da Maurizio Cheli, con il bis di Lorenzo Baldi sugli scudi anche alla quarta con l'atteso Turbine LP. Ora l'appuntamento è per venerdì con il premio Bronchi Combustibili e una nuova Tris. Passiamo ora a visionare i principali quotidiani locali sportivi. Cominciamo dal Corriere di Romagna, che apre con la MotoGP. Si scrive Dovizioso, si legge Lawson. Il manager Carlo Pernat: quest'anno Andrea mi ricorda tantissimo il grande Eddie, non ha sbagliato una gara. In spalla calcio Serie B, Cesena torna a Rigione, si cerca una punta, Bardini al Monopoli. Volley Superlega, la nuova Bunghe si presenta, Orduna capitano. Basket a due girone est, De Laurentiis il ringhio dell'Unieuro, mentre nel taglio alto spazio al baseball il grande ex Mario Chiarini lancia la sfida ai Pirati. Andiamo ora sempre nell'insieme sportivo del resto del Carlino. In prima pagina e spazio al mercato, vite parallele, la Juve ufficializza Ovedes che ha lasciato il suo storico club per incomprensioni col tecnico, proprio come Bonucci che torna sul suo addio. Mi hanno dato del traditore, del mercenario e dell'infame, ma la mia scelta è stata solo conseguenza di altre. Ciclismo in spalla, Vuelta Azzurra, Trentin fa il bis, Nibali mette pressione a Froome. Europei di volley, Italia-Turchia alle 17.30, in due giorni si gioca la semifinale. Andiamo ora ad ascoltare l'opinione di Luciano Poggi. Mancano soltanto due giorni alla chiusura della campagna acquisti e vendite e per il Cesena l'imperativo è quello di rimediare. Rimediare a cosa? Beh, sicuramente cercare di rimediare a quelle mancanze che si sono viste sia nel reparto difensivo che in quello d'attacco nella partita con il Bari. Rino Foschi risponde al coro degli indignati o al coro di coloro che sono rimasti e si sono detti delusi dall'esordio del Cesena, dicendo che non si può pensare che una squadra possa essere prontissima già alla prima di campionato. Prontissima no, ma comunque pronta, almeno dal punto di vista psicologico. Perché? Perché il Cesena non ha dato segno né di reazione, mentale al momento e ai gol che stava subendo, né di avere un'anima o un animus pugnandi, come avrebbero detto i latini. E allora, sicuramente le ragioni stanno sia da una parte che dall'altra. È giusto che i tifosi siano rimasti male dalla prestazione del Cesena, giusto che Rino Foschi difenda tutti e la squadra, dicendo appunto che è presto per dare un giudizio, ma quello che è vero
occorre subito riparare. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata sui programmi di TR24 e Teleromagna.